sempre per il semplice fatto che noi stiamo vedendo quello che è esattamente uguale e contrario, poiché noi vediamo qui esserci la morte non c'è, noi nasciamo dalla morte, il nostro verso vero comincia con la morte e va verso l'inizio della vita, ma noi lo vediamo nel modo uguale e contrario, a livello addirittura di umanità, cominciare con Adamo e andare fino alla fine del tempo. La fine del tempo poi appare esserci in relazione a ciascuno di noi, e ciascuno di noi è con la sua morte in quel punto esatto baricentrale che sta a metà ed è un puro punto di svolta tra tutto il cammino dalle origini fino alla fine del nostro io, a quel ritorno da quella fine verso il principio, che è la vera azione in base alla quale questa vita relativa è in relazione. Quindi, se noi vediamo esserci la morte non c'è, è un puro punto di partenza per il nostro spirito che sta ritornando a Dio, ossia all'essere in potenza, e ci ritorna forte del suo io, ossia del suo mondo dei valori che ha fissato in questa vita come il suo Dio, quello che da quel momento in poi gli consente di navigare in eterno, spaziando tra tutte le vite, tutte godute come propria, perché rientrati in Dio saremo il Dio del nostro bussare. Che noi non faremo esperienza di morte, la prova l'abbiamo già ora in questo punto di presente, collocato nel mezzo tra ciò che esiste in potenza e ciò che esiste già tutto in atto. Per essere in questo punto intermedio, noi siamo dovuti ritornare magneticamente e antimaterialmente, ossia spiritualmente, indietro nel tempo, dal momento in cui tutto è fatto, fino a questo punto del presente in cui non sembra che tutto sia fatto, e andremo a vederlo. Di conseguenza, noi quel punto della morte, di svolta del nostro io, lo abbiamo già superato. Già ora siamo in una fase di resurrezione, che vediamo nel modo uguale e contrario dell'opposto che ci riporta a morire. Di conseguenza, la morte non è un punto terminale.